Eccoci qua, amici sportivi, non mi par vero, sono davvero emozionatissimo, è un sacco di tempo che non ci si vede, ma abbiamo la giustificazione, vi do il benvenuto e finalmente di nuovo in diretta, ciao a tutti, amici sportivi, il punto del venerdì, venerdì 14 di luglio, siamo finalmente di nuovo tornati live. E allora andiamo a vedere qui la diretta, sì ci siamo, non abbiamo nemmeno sistemato, guardate un po' che disattento che sono. Allora davvero ho una eh, voglia, un desiderio davvero incredibile nel essere di nuovo collegato in diretta con i nostri amici, quelli con cui abitualmente ci si incontra e quindi eh, veramente erano eh, diverse settimane. Che abbiamo preso un po' di spazio, un po' di tempo, ed ora l'argomento principale della puntata di oggi sarà il perché non eravamo presenti in queste settimane. Una cosa abbastanza complessa che cercheremo appunto di dire durante questa trasmissione. Intanto voglio salutare tutti gli amici che ci stanno eh, guardando, partendo da Alex Cusini, Tommaso Olivotto, Beppe. To disco ragazzi mi fa veramente piacere eh, rivedervi, eh, so con tanti di voi siamo sempre rimasti in, can in contatto, questo è sempre accaduto anche in altre occasioni e mi fa piacere sapere che tanti di voi hanno ottenuto dei risultati veramente straordinari, chi dalla IRO, chi dalla Maratona delle Doromiti chi per altri motivi ha avuto delle soddisfazioni personali ciclisticamente parlando piuttosto eh, importanti e questo ovviamente mi riempie di gioia per il fatto che magari con gli amici con i quali appunto si dialoga eh, usufruiscono dei programmi di allenamento del metodo pit. Allora una cosa che volevo anticipare e ovviamente poi dopo ne parleremo in maniera un po' più dettagliata, fra i tanti appuntamenti che abbiamo fra di noi amici del metodo pit uno eh, su tutti è quello di organizzare degli eventi degli incontri in presenza dal vivo e quindi per stare insieme nelle varie località italiane da scoprire da visitare da pedalare insieme ma soprattutto il taglio delle nostre iniziative è quello di abbattere il filtro del digitale e finalmente stringerci la mano, stare in compagnia, stare insieme e pedalare ovviamente fra le meravigliose strade di tutto lo Stivale e possiamo ben dirlo da tutte le parti uno vada in lungo e in largo, non c'è una zona che non meriti realmente di essere pedalata. Abbiamo avuto degli imprevisti che sono stati appunto eh, di natura atmosferica, altri di natura personale e non abbiamo potuto adempiere al compito dei due weekend che sono stati calendarizzati uno a Recanati sotto la guida di un caro amico, che saluto insieme a tutta la sua famiglia Corrado Castagnari, stamattina ho avuto una conversazione telefonica con lui sempre molto molto gradevole e piacevole, non abbiamo avuto l'occasione Colpa del sottoscritto per poter andare nel weekend di caserta. Ma sono tutti appuntamenti. E saluto a tal proposito, o parvi pazzo volare che anche con lui abbiamo lasciato dei puntini di sospensione, nel senso che non è che sono stati annullati questi appuntamenti, ma sono semplicemente stati posticipati. Saluto Paolo Pia Placci comprendo anche della famiglia Piero Placci quindi saluto tutta la famiglia Placci saluto Paolo Racca che si è anche lui appena collegato insomma pian piano man mano che ci si collega se avete novità se avete news da portare ben volentieri avete fatto qualcosa di particolare avete partecipato a qualche evento eh, che vi ha eh, soddisfatto vi ha gratificato o magari no, insomma, se volete portare in trasmissione qualsiasi vostra esperienza, ben volentieri. Allora, intanto ragazzi stiamo anche vivendo delle settimane, direi ciclisticamente parlando, per chi ha la passione di vedere i corridori in televisione, c'è un Tour de France che, insomma, magari mi sbaglio io, ma a differenza degli altri anni è un tour, ma totalmente, decisamente, molto meno noioso. Non so se sia per i corridori che partecipano o per eh, il disegno di questo nuovo Tour de France, di fatto non c'è una tappa, anche quelle che possono essere magari le più noiose, dove non ci sia realmente un attacco che non possa compromettere la classifica generale o che possa eventualmente eh, accendere una sfida a, a più riprese durante la tappa. Insomma, non c'è assolutamente nulla di noioso. Ed è questo francamente il ciclismo che ci piacerebbe vedere e speriamo che questa formula magari la cerchino di interpretare anche gli amici del Giro d'Italia, perché quelli della Vuelta, anche se magari sui social media o sui canali appunto mediatici è un po' meno popolare del Giro d'Italia e ovviamente del Tour de France che è l'evento sportivo più importante che esiste sul pianeta. Lo sapevate questo? A livello di ascolti, addirittura più delle Olimpiadi più dei campionati del mondo di calcio, eh, il Tour de France è un evento sportivo a livello globale fra quelli più visti in tutto il pianeta. E quindi, insomma, eh, il format che ha intrapreso il Tour de France potrebbe essere un punto di svolta anche per disegnare un nuovo Giro d'Italia più accattivante, più coinvolgente, più dinamico più bello da vedere in televisione. La Vuelta e Spagna, per come è fatta, è davvero iper, super brillante e magari chiaramente avrà bisogno di qualche spinta in più a livello mediatico, qualche corridore, magari un po' più col nome altisonante e magari anche per quello potrebbe rendere quella corsa spagnola decisamente più impegnativa, anzi più importante e più riconosciuta come appunto ascolti. Allora ragazzi mh, ci siamo presi un po' di tempo eh, dal punto del venerdì perché dovevamo, eh, adesso riavvolgo un po' il nastro, avevo pensato qualche tempo fa un nuovo progetto che mi mh, era passato per la, per la mente, e avevo bisogno però prima di concretizzare questo progetto di testarlo. La prima cosa che solitamente faccio prima di mettere poi nero su bianco il tutto sono dei passaggi che personalmente mi prendo sempre carico di fare. Ciclisticamente parlando, io mi sono sempre definito né un fenomeno né un talento, sebbene possa essere fiero, orgoglioso e onesto della mia modestissima carriera ciclistica, che è stata tutta legata al fatto, qualitativamente parlando, da quando ho iniziato a lavorare in maniera più specifica, più mirata e quindi programmata il caso vuole con dei programmi che appunto eh, si sono poi marchiati del logo del brand metodo pit da qui sono arrivate mh, parecchie soddisfazioni per fortuna a livello personale ma la cosa più importante è che questi progetti di lavoro condivisi e eh, usufruiti da tantissimi ciclisti italiani anche per Altrettante persone sono arrivate innumerevoli soddisfazioni. Gratificato da questo, e sentendo costantemente le persone, abbiamo costruito dei programmi sulla base delle esigenze, dei dialoghi che ci sono stati in tanti anni, appunto, con gli amici ciclisti amatori. Io ho la fortuna di fare un mestiere dove sono a tu per tu con i ciclamatori ogni giorno professionalmente e quindi anche le esigenze più disparate le riesco a leggere, a capire e quindi a mettere anche come forma eh, a volte di risoluzione di alcuni problemi. È chiaro che nel mezzo ci sono stati una marea di errori, però eh, a forza di modificare elaborare, rielaborare, poi le cose un attimino si sono aggiustate, si è trovato eh, il corretto equilibrio e da lì sono nati eh, diversi programmi di allenamento. Sono tutti stati dei programmi di allenamento fino a questo punto eh, con il focus puntato su una specifica area di condizionamento. Tutte le nostre proposte che sono state inizialmente eh, intercettate nel periodo invernale di costruzione della stagione successiva, abbiamo collocato i nostri programmi di allenamento così come se si dovesse partire per una nuova fase di eh, stagione a venire, esattamente come il ricostruire una casa da ex nuovo e ripartire con quelli che sono i fondamentali, le fondamenta per una casa, perché regga a tutte le possibili e immaginabili interperie, terremoti e quant'altro, quanto più è solida, fatta bene una casa e quanto più appunto può reggere a questi eventi straordinari. Un po' la metafora, anche nel ciclismo è la stessa cosa. Se ti prepari bene, se dai un buon condizionamento generale a tutte le branche che ovviamente fanno parte del ciclismo, avrai la garanzia, la sicurezza, anno dopo anno, di essere sempre più formato, sempre più adattato e quindi di stagione in stagione, anche se la carta d'identità, e per fortuna avanza, è un po' come si può dire un percorso al contrario, ok? La carta d'identità appunto per fortuna va avanti ma le tue prestazioni rimangono sempre piuttosto brillanti, non sentono il tempo dell'invecchiamento e si rimane in un certo senso il più in forma, il più longevi possibile. Bene, e questo è stato un po' fino ad ora il percorso che abbiamo sempre cercato di migliorare, di perfezionare, eh, in base anche sulla base dei tempi, delle ere che hanno accompagnato tecnologicamente il ciclismo amatoriale. Noi, quando abbiamo iniziato la prima fase del metodo PIT, è iniziata nel 2002, poi c'è stata un'esperienza dal vivo in palestra con tantissimi ciclamatori che ci ha permesso poi di approcciare anche al mondo digitale intorno al 2010 dove letteralmente si è diffusa la metodologia del metodo Pitt. Ma da lì in poi abbiamo sempre puntato su un progetto di preparazione. Quello che mi brulichiava nella mente nell'ultimo anno anno e mezzo, era un progetto completamente nuovo. È stato sostenuto anche dal fatto che per un problema mio personale mi ha impedito di potermi allenare per tutto quello che doveva essere eh, il percorso istituzionale, cioè durante l'inverno fai x, y, z. Il sabato e la domenica ti alleni un po' di più eh, sulle lunghe distanze, crei eh, la base aerobica. Durante la settimana lavori in maniera specifica e poi, appunto, strada facendo si cambia un po' di direzione, si costruisce tutto il percorso di preparazione. Ebbene, causa un problema personale, non ho potuto adempiere al protocollo di allenamento e quando ho potuto rientrare, ciclisticamente parlando, il tempo era veramente molto ristretto. E a fronte di questo tempo ristretto ho pensato bene di inserire eh, questo nuovo protocollo di allenamento e di vedere poi quale sarebbe stato il risultato in un campo dove già avevo dei riferimenti dove già potevo fare dei confronti non soltanto su me stesso ma anche su dei partecipanti che a loro volta già conoscevo e che già con loro mi ero eh, appunto confrontato. Tutto questo per dire eh, che cosa? Eh, poteva funzionare, poteva reggere questo progetto a fronte appunto di situazioni fatte in precedenza in un altro modo, era una sfida molto 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 forte che però eh, devo dire mi ha dato delle eh, anzitutto soddisfazioni personali enormi e soprattutto mi ha acceso la lampadina per creare da quella base, da quella, da quella bozza di progetto, di creare qualcosa che potesse essere ad ampio utilizzo utile per tante altre persone. Quindi non è ancora arrivato il momento di, di, di dirvi tutto quanto, ma per, vi sto spiegando appunto il, il progetto da dove è partito. Prima su di me. Ho visto il test che ha funzionato, direi, in maniera mh, totale. Non ancora eh, convinto, non ancora soddisfatto al 100%, ho preso a campione alcuni amici eh, fidati di diverso livello ciclistico, ho fatto testare questo genere di eh, nuovo protocollo e sono arrivati altri feedback che anche questi mi hanno particolarmente incoraggiato e allora spinto anche da queste nuove testimonianze, ho ricalibrato, ricalcolato questo nuovo progetto e mi ci sono buttato a capofitto. E una parte, a me piace sempre dire gatto quando è nel sacco e siccome sono eh, due eh, grandi progetti, il primo praticamente è stato o si sta quasi per concludere e quindi possiamo già dire gatto l'abbiamo afferrato, per il secondo siamo eh, partiti, ma insomma direi che... Possiamo, non lo diciamo nemmeno, il primo lo abbiamo concluso. Intanto mi fermo un attimo, saluto alcuni amici che si sono collegati, quali Andrea Scano dalla Sardegna, Domenico Mazzocca dalla Puglia, ho visto anche Giovanni Pagliuso, insomma, siamo un bel gruppetto di amici che ci siamo riradunati, almeno per il momento, digitalmente parlando. Allora. Stiamo realizzando dei nuovi eh, progetti di video allenamenti. Sono una cosa completamente diversa da quello che abbiamo proposto sino ad oggi. Ci siamo eh, dotati di tutta quella che è la tecnologia disponibile, eh, il progetto ovviamente si sposa solo esclusivamente con eh, il misuratore di potenza può essere fatto in maniera molto 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 attraente con uno smart trainer o con un rullo eh, interattivo lì c'è veramente il massimo della compatibilità e della ehm, ovviamente mh, Dell'automatismo che viene appunto garantito al 100% fra la connessione di un'app che abbiamo utilizzato, di un rullo smart o uno smart trainer, o anche comunque una eh, indoor cycling, una bicicletta ma dotata di misuratore di potenza, abbiamo fatto degli allenamenti che qualche tempo addietro vi avevo etichettato con una sigla. La sigla era A e ac questa sigla, ve lo comincio a dire adesso, non è altro che l'acronimo di allenamenti crudeli. Penso che solamente questo nome la possa dire lunga su quello che saranno questi nuovi video allenamenti che non c'entrano assolutamente Nulla né per quanto riguarda il profilo della forza né per quanto riguarda il profilo eh, della agilità sono degli allenamenti basati solo ed esclusivamente sulla performance. E qui il nome la dice assolutamente lunga, allenamenti crudeli proprio perché non ci siamo. Assolutamente risparmiati di un centimetro. Abbiamo veramente stiamo dando tutto e per tutto in questi allenamenti. Saranno divisi appunto in dieci episodi per una serie. E in cinque episodi per un'altra serie. Ci sarà tutto un percorso eh, dettagliato su quali strumenti serviranno, appunto. In parte ve l'ho già detto, per essere eh, coerenti con questo tipo di progetto. Abbiamo anche studiato quale sia il momento migliore per inserirli nella nostra programmazione. Qui ci saranno alcune eh, sorprese. Eh, potranno essere anche magari un po' scioccanti, anche perché uno magari si potrà chiedere come mai in questo periodo inserire un allenamento così crudele. Ok, ci sono tutte le ragioni ovviamente per poterlo inserire e ne daremo delle ampie spiegazioni. E sono tutti allenamenti tra l'altro molto ma molto veloci, nel senso che sono eh, più corti degli allenamenti che, che proponiamo eh, nel 3.0, non fosse altro perché nel 3.0 c'è tutta una serie di preparazione eh, prima del condizionamento dell'allenamento, doverosa. Qui abbiamo veramente ristretto tutti i tempi, le sedute, gli episodi che andremo a proporre variano da un minimo di 59 minuti a un massimo di 61 minuti, quindi non c'è assolutamente una forbice da uno all'altro, ci sono differenze clamorose. Non c'è la distinzione dal primo al quinto al decimo come livello di intensità, sono tutti della stessa pasta, non ce n'è uno che non sia crudele, variano molto le proposte all'interno di questi dieci episodi, perché in tutti questi dieci episodi si faranno eh, in concreto tutte quelle situazioni che avete, che hai vissuto, in un momento in cui hai fatto bagar con i tuoi amici in pianura, in sali scendi, in salita, ti sei attaccato il numero sulla schiena, eccetera, eccetera. Quindi questi allenamenti non sono nient'altro che il riassunto dell'alta intensità che si fa su strada riportati negli allenamenti indoor, in una situazione indoor. E ci abbiamo messo dentro qualsiasi... Tipo di situazione possibile immaginabile e l'abbiamo tutta replicata e dimostrata eh, attraverso i video allenamenti perché solamente con una eh, grafica o solamente con una eh, descrizione appunto simbolica mh, ci sembrava un po' riduttivo, anche una spiegazione mh, descrittiva a parole ci sembrava un po' eh, limitante. Ci siamo messi noi di mezzo in prima persona a fare un po' da intrattenitori, da accompagnatori per questo viaggio di dieci episodi sotto la cupola di questa nuova proposta che partirà da circa metà settembre e saranno appunto dei nuovissimi allenamenti con il titolo di allenamenti crudeli mettetevelo nel calendario perché da circa il 10 di settembre da lì una volta a settimana anche il modello di distribuzione non sarà più come nella precedente fornitura di allenamenti che venivano forniti a mezzo cicli piuttosto che a pacchetti completi. Questi sono esattamente delle serie, è una serie che inizia appunto a metà settembre e verosimilmente questa prima serie di allenamenti crudeli, terminerà intorno alla metà di gennaio. Uscirà un episodio una volta ogni 15 giorni, saremo davvero molto precise e molto dettagliati per fornirvi tutte le indicazioni. Abbiamo preso tutto questo tempo, anche perché, e qua è una cosa personale che però mi sento di dirvi, anche perché poi arriverà il momento di farlo, eh, ho una battaglia in corso con un problema che ho avuto e che ce l'ho da circa una dozzina di anni, non si è ancora concluso e quindi eh, siccome non faccio dei video allenamenti di spalle ma li faccio <ride> appunto eh, di fronte, Dovrò essere nuovamente operato verso la fine eh, di agosto e quindi probabilmente eh, per una mesata circa, non lo so se un po' di meno o un po' di più. Insomma, avrò sicuramente eh, un, un impacchettamento che non mi permetterà di poter essere insomma, eh, presentabile per dei video allenamenti e per questo motivo eh, abbiamo deciso di iniziare e di concludere prima il progetto in corso ed è per questo motivo che ci siamo presi del tempo perché per realizzare questi allenamenti credetemi ci vuole veramente una marea una marea di tempo anche perché e poi giustamente anche per essere centrati a questo tipo di proposta Bisogna avere, uno, le energie per poterli fare, ok? E bisogna darsi anche i tempi di recupero, perché poi la volta successiva a noi non piace, a me non piace assolutamente barare, e quindi per essere della parte bisogna essere anche recuperati, bisogna avere eh, il tempo di recupero necessario per poi poter performare la volta successiva, moltiplicato per 10. 5 diventa un progetto piuttosto impegnativo verso il quale bisogna stare dentro a una bolla eh, in termini di eh, conservazione dello stato di salute e in termini di ottimizzazione della propria eh, performance nella quale insomma bisogna prendersi il tempo per poter fare le cose fatte come si deve eh, quindi per ritornare anche al punto di prima, avevo detto che quando testo dei progetti, se li testo sul sottoscritto, un conto e se ti propone un programma, eh, un ex ciclista professionista che magari aveva un motore straordinario, magari ha avuto delle esperienze ciclistiche tarate per eh, i ciclisti professionisti. E così ovviamente magari sulla scia di quello propone dei programmi di allenamento che non lo so, casomai non sono proprio centrati ed ottimizzati per i ciclamatori o quantomeno eh, non avere la proporzione, la chiave di lettura eh, potrebbe essere un po' appunto non troppo allineata. Il fatto che io sia un ciclamatore che mi metta in gioco, sapendo perfettamente, tra l'altro di non essere né appunto un talento e un fenomeno, la misura di questi video allenamenti fatta sul sottoscritto cosa significa? Realmente non è un modo di dire, se ce l'ho fatta io, veramente in tantissimi ciclamatori ce la possono fare. Indubbiamente, ho un trascorso sportivo piuttosto lungo, non sono due giorni che pedalo, e questo sicuramente è un vantaggio. Eh, la proposta di questi video allenamenti non è sicuramente verso chiunque, ci vogliono dei requisiti eh, ben precisi per eh, fare questi allenamenti. E se prendiamo una scala di livello di forma fisica, ciclisticamente parlando, bisognerebbe essere almeno a un 7,5-8, anzi facciamo 8 in su. Diversamente diventerebbe molto complicato riuscire a portarli a termine se non si ha un trascorso sportivo ciclistico di un certo tipo o nel presente avere un livello di forma da buono in su. Sono talmente crudeli questi allenamenti come così impietosi, nel senso che se non sei preparato te lo posso mettere per iscritto senza passare per quello che vuole fare il fenomeno, tutto tranne questo. Ma se non sei preparato, questo lo diremo ampiamente e diremo verso chi appunto è la proposta di questi allenamenti crudeli, eh, dopo un quarto d'ora dal via è assolutamente insostenibile il ritmo che viene proposto in queste nuove eh, puntate che arriveranno a breve sui nostri canali. Siamo in parecchi, saluto anche eh, l'impronunciabile cover stem cover stem tcr che eh, mi pare sia alessandro alessandro perdonami con i nomi sono veramente un disastro comunque tcr eh, ti saluto saluto anche giuseppe meschino e per il momento sono questi giovanni frigoli vedo collegato insomma eh, questo è quanto ragazzi per quel che appunto era il fatto che fossero Almeno tre settimane che non ci si vedeva, abbiamo cercato di prenderci del tempo per appunto realizzare queste nuove proposte. Ci sarà un appendice eh, di questi allenamenti crudeli se i primi dieci hanno un ampio spettro, cioè vale a dire eh, sono dedicati alle uscite in pianura, miste saliscendi e miste salite brevi, il progetto successivo eh, sempre sotto eh, il cappello di allenamenti crudeli sarà marcatamente dedicato solo esclusivamente alla salita. Ma prima di arrivarci, ovviamente, ci saranno tutta una serie di eh, indicazioni che vi diremo per come sfruttare al meglio questi allenamenti, in che periodo contestualizzarli, durante la stagione in corso, quando inserirli e come, grazie a questi allenamenti, cercare concretamente di migliorare la propria. FTP o forma fisica, mettetela giù come volete. Questi allenamenti puntano proprio a senso unico a migliorare le prestazioni. Qui non ci sono assolutamente eh, declinazioni, ma forse no. Qui chi vuole veramente farsi eh, il mazzo, perché ci sarà da farsi un mazzo... È infinito si punta veramente ad alzare proprio l'asticella in maniera clamorosa per ciascuno di noi il proprio valore il proprio limite qui si lavora dal limite in su punto ok allora amici saluto anche sandro fornaciari ciao a tutti in diretta dalla a1 perfetto daci anche magari la situazione del traffico è scorrevole o si cominciano già ad avvertire i primi, le prime partenze o ritorni dalle vacanze? Anzi, eh, su questo non ci siamo arrivati. Io spero che abbiate calendarizzato nel vostro percorso annuale un po' di tempo per staccare la spina dal lavoro soprattutto, per riposarvi. Se poi riuscite a portarvi dietro la bicicletta, se quello è il vostro desiderio, meglio ancora. Ma soprattutto, vi auguro e spero che possiate, se le avete programmate, le meritatissime eh, vacanze. Io quest'anno zero. Ma forse era anche l'anno scorso, sempre per questa serie di problemi legati al lavoro, eccetera, eccetera. Anche quest'anno, insomma, lo faremo in città, ma non è assolutamente un problema. Giuseppe Meschino dice: Ciao Fabrizio, ma si possono fare in qualsiasi momento questi allenamenti crudeli o solo nel momento in cui pubblichi la lezione? Allora, il percorso di questi allenamenti crudeli eh, sarà disponibile da metà settembre all'incirca fra il 10 e il 15 di settembre il primo episodio sarà disponibile. Ogni due settimane dal 10 di settembre uscirà un nuovo episodio e da lì per 10 eh, puntate, per 10 episodi si arriverà all'incirca intorno a metà gennaio. Abbiamo voluto farli partire, quindi vi do un'altra indicazione, da metà settembre per una logica ben precisa. La logica numero uno è che anche a metà settembre e per tutto il mese di ottobre c'è chi desidera ancora spendere le ultime cartucce, le ultime energie per cercare di sostenere la seconda parte di stagione. Si suppone che fino al 10-12 di settembre più o meno ci siano le condizioni in termini di ore di luce per potersi liberamente allenare su strada con eh, i tempi della luce che abbiamo a disposizione. Da metà settembre le giornate saranno fortemente appunto, eh, ridotte come ore di luce e ci sono molti per conoscenza di questo che cominciano già ad andare sui rulli non fosse altro durante la settimana per mantenere la condizione in proiezione delle ultime gare per chi le fa nel fine settimana di settembre e di ottobre o semplicemente per eh, mantenersi in forma o semplicemente perché questo è uno dei focus più importanti al di là che uno faccia gare al di là che uno voglia combattere con i propri amici questi allenamenti nascono anche per sfidare te stesso sono un set point da cui si può partire è un livello altissimo ma da lì uno potrebbe essere già un risultato riuscire a fare questi allenamenti il secondo obiettivo potrebbe essere alzo l'asticella di quando ho raggiunto l'idoneità totale e completa nel fare questi allenamenti. Quindi non è solamente indicato per chi fa corse o chi vuole sfidare i propri amici, è un'idea anche per cercare di spronare te, te stesso, a sfidarti, a riuscire ad essere dentro a un ecosistema eh, favorevole allo stato di salute perché è tutta una conseguenza, è tutto inanellato. Per essere performanti bisogna avere un sano eh, profilo alimentare, bisogna avere una costanza di allenamento sempre appunto graduale, bisogna avere un, ehm, una fase di recupero adeguata al periodo in cui sei dentro. E quindi per avere i favori e per avere la possibilità di riuscire a fare questi allenamenti e a migliorarsi, bisogna avere uno stile di vita che non è impossibile, non è una cosa solamente riservata agli sclerotici del pedale, è semplicemente una scelta che non penso sia una scelta sbagliata, volersi bene. E trattarsi bene e sulla conseguenza, sulla scia di questo, ovviamente se sei in salute, se ti alleni, se recuperi bene, le performance vengono di conseguenza. Se ti arrivano le performance nella testolina, cambia tutto, poi non ci stai più a non essere così in forma e allora magari i tempi di questa bolla del benessere si possono prolungare. Questo è il desiderio verso il quale cerchiamo attraverso la nostra eh, come possiamo dire, eh, idea di come interpretare il ciclismo, senza essere fanatici, senza essere con le briglie. Però a noi onestamente ci piace stare dentro a questa bolla, a non eccedere né in un senso né nell'altro e se c'è l'occasione riuscire appunto a prendersi delle soddisfazioni perché no, assolutamente. Quindi poi questi allenamenti per il fatto che vengano proposti una volta ogni due settimane anche accompagnati e in parallelo all'inizio dei lavori con il metodo PIT saranno sempre a supporto come mi ha sempre insegnato il professor Carbonieri anche se non sei in un periodo dove devi performare, anche se nel breve non devi eh, fare delle gare o dimostrare qualcosa a te stesso, a volte, ed è qua la tempistica, una ogni due settimane è l'occasione per fare quell'allenamento shock, anche fuori contesto, che di sicuro male non ti fa, perché non è che con una seduta di allenamento puoi compromettere tutta la tua preparazione. È chiaro che se lo fai tutti i giorni, per due settimane, schianti, alla fine non ce la fai più e vai fuori dai range eh, del coerente. Ma se lo fai una volta ogni due settimane, dai questi input ai tuoi muscoli, al tuo organismo, al tuo sistema cardiovascolare, di sicuro magari non sarai performante come quando raggiungi il top di forma, ma dai una sveglia e degli input al tuo organismo che sono veramente molto, ma molto interessanti. Quindi abbiamo scelto anche questo profilo di inserimento di questi allenamenti proprio perché durante la stagione inserirne alcuni appunto uno ogni due settimane ci possa realmente fare mantenere un livello di forma che non andrà mai troppo in verticale giù in fondo alle nostre possibilità salvo ovviamente il periodo in cui ci siamo sempre detti: noi ciclamatori, almeno per due tre settimane, a cavallo di fine ottobre e i primi 15 giorni di novembre non sarebbe una cattiva idea staccare un po' la spina, fare un po' meno lavori specifici, eh, fare magari anche altre cose e prendersi un periodo appunto di un paio di settimane dove eh, rigenerarci un po', staccare anche mentalmente un po' la spina dalla nostra grande passione e con queste due settimane, oltre che fisicamente appunto ripristinare il nostro assetto eh, metabolico, anche dal punto di vista del desiderio di ritornare in bicicletta, privandocene per un paio di settimane poi appunto la voglia di ricominciare a pedalare riparte con maggior vigore. Questo è sempre stato un po' il nostro pensiero, la nostra visione dell'allenamento ciclistico amatoriale, potrebbe essere o meno condivisa, questa è sempre stata un po' la nostra linea di eh, pensiero. Bene, allora ragazzi abbiamo detto che c'è... Un Tour de France veramente straordinario. Tra l'altro, in questo fine settimana godremo di tre tappe che saranno qualcosa di veramente pazzesco. Almeno due, il sabato e la domenica, sono qualcosa di micidiale. Attenzione: eh, arriverà sicuramente una segnalazione attraverso un post sui nostri canali. Metodo Pit Cycling Program, Pit Club. O, con ogni probabilità, se sei iscritto alla nostra newsletter, ti arriverà anche via mail il programma della prossima settimana per quanto riguarda il raduno degli amici del metodo PIT in quel di Bormio. Faremo due giorni, il 22 e il 23 sabato e domenica, con sede a Bormio. Ci sono eh, un po' tutti gli alberghi occupati, ma se attraverso l'ATP eh, vi eh, consultate ancora qualche stanza è reperibile. E daremo le indicazioni sull'orario di partenza e il punto di ritrovo, che comunque è nella piazzetta principale di Bormio. Dobbiamo solamente decidere se partire per le 9.30 o le 10.00. Il sabato faremo un giro piuttosto importante, ovviamente faremo eh, delle salite che sono le più epiche eh, del panorama ciclistico italiano e poi nella zona ovviamente non si può non fare un certo tipo di salite, quindi il sabato sicuramente fra Mortirolo e Stelvio ci andremo a mettere il naso. Per la domenica abbiamo un'altra uscita molto interessante. La domenica è un giro un po' più breve, ma andremo sempre ad esplorare delle salite nei dintorni di Bormio molto ma molto interessanti. Quindi se avete. Eh, l'opportunità la possibilità di aggregarvi siete tutti quanti ben eh, invitati noi vi aspettiamo ovviamente per quanto riguarda il ritrovo in bicicletta daremo gli orari ma non solo se volete a noi piace fare così anziché fare tutto eh, in uno albergo dove saremmo magari distaccati e non tutti nello stesso eh, appunto hotel, abbiamo pensato bene, uno può alloggiare, dormire e fare la prima colazione dove vuole. Mentre invece per quanto riguarda il pranzo, ovviamente saremo in bicicletta e quello lo escludiamo, mentre invece per la cena di chi arriva il venerdì sera e per chi rimane il sabato sulla domenica, abbiamo pensato bene di stare tutti insieme, quindi saremo fuori dagli alberghi. Abbiamo prenotato un ristorante dove ci dà la possibilità, naturalmente, di poter stare tutti in compagnia e finalmente insieme. Se ne avete la possibilità, vi aspettiamo tutti quanti. Aspetto anche Frank Aldrovandi da noi al Raduno di Bormio. Frank è un grande corridore. Avesse voglia di venire con noi a scalare queste mitiche salite? ben volentieri ben accetto nel gruppo del metodo pit ok io eh, dice grande amico le dura annimpos più traduco non ne posso più è dialetto strettamente eh, emiliano eh, ha avuto purtroppo una caduta in corsa eh, qualche periodo fa, eh, purtroppo l'incidente l'ha un attimino bloccato, un problema alla clavicola. Io spero ovviamente, Frank, che tu possa risolvere il prima possibile, tanto lo sappiamo perfettamente. Senza la nostra bicicletta è impossibile rimanere. Bene, ragazzi! Sono le 13:30, vi ho rubato già 45 minuti del vostro prezioso tempo, mi ha fatto piacere ritornare in diretta. Noi saremo di nuovo in diretta non la prossima settimana perché appunto saremo in trasferta, saremo a Bormio, magari se ci sarà l'occasione, la possibilità faremo una diretta lì da Bormio giusto per eh, salutarvi da quelle magnifiche zone. Ritorneremo in diretta con il punto del venerdì il 28 di luglio, il 4 di agosto, poi ci sarà uno stop eh, nel mese di agosto di 2-3 settimane ritorneremo il 25 di agosto da lì ci saranno tanti puntini puntini perché appunto avrò quest'altro intervento ancora da sostenere quindi non so i tempi come potranno essere dilatati eccetera eccetera l'importante comunque è che le cose eh, che vi ho descritto oggi vi possano eh, suscitare un po di interesse questi nuovi allenamenti crudeli ragazzi sono qualcosa veramente di incredibilmente sensazionale solo il titolo la dice veramente lunga ciao a tutti i crudeli miei a presto ci vediamo gas buon fine settimana